Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Armi o non dare le armi ancora, siamo a questo punto della discussione, ma non si è sciolto questo nodo politicamente. È necessario, è lecito, è costituzionale? Oggi Giuliano Amato, il presidente della Corte Costituzionale, sui giornali dice sì, lo è costituzionale. Secondo lei? Ma a me sembra un problema un po' superato nei fatti. Cioè, noi stiamo discutendo in modo anche simpatico, un po' astratto, se l'articolo 11 della Costituzione italiana comporti o meno la possibilità di dare armi a uno dei combattenti di un conflitto che si svolge abbastanza lontano da noi. Ma in realtà abbiamo partecipato a un'operazione di guerra a tutti gli effetti definibile come tale, quella del 1999 contro la Jugoslavia, e in quel caso non parve l'articolo 11 essere dirimente. Io lo dico non perché voglia calpestare l'articolo 11 della Costituzione, per carità, ma perché probabilmente l'evoluzione concreta, politica, diplomatica, militare, è andata molto oltre i principi allora stabiliti, ma lo dico con rassegnazione, potrei dire, e cioè le Costituzioni sono dei testi fondamentali. C'è poi una loro modifica capillare quotidiana, quella che i giuristi chiamano la Costituzione materiale, no? E potremmo dire a un certo momento, dopo decenni, avvengono addirittura delle modifiche formali di quello che era stato una volta scritto. Però professor Canfora, Amato, il problema è politico. Amato dice, lei l'ha letto senz'altro, ma lo diciamo anche al pubblico, che questa, essendo una guerra di difesa, non rientra totalmente nella questione disposta dall'articolo 11 della Costituzione, perché una guerra di difesa permette che... Ecco perché non c'è un cambiamento sostanziale. Questo l'ho letto, ma mi par di dire però che quella con la Jugoslavia certamente non era una guerra di difesa. Abbiamo bombardato anche noi Belgrado, e che certamente non ci aveva attaccati in nessun modo. Allora, però torno a dire, il moralismo non è molto utile quando sono di fronte dei problemi molto più grossi, e cioè uno scontro tra potenze, che è quello in atto da 3 mesi nel cuore dell'Europa orientale, no? Allora professore, la fermo un attimo. Fatto, come diceva... Sì, mi scusi. Mi fermi no, pure, no, no, certo. No, non la fermo. Non capisco mai quando sta per finire. No, abbiamo una scarsa sintonia sui tempi musicali. Prosegua pure. Tempi musicali? No, io tendo alla brevità, come del resto anche Sallustio. Però volevo soggiungere che queste guerre di attrito possono anche durare 3 anni, come certo. La guerra di Corea. No? La guerra di Corea cominciò nel giugno del 1950 e finì esattamente 3 anni dopo, anche per merito del presidente Eisenhower, che decise di chiuderla. Va bene, allora erano sul terreno addirittura i cosiddetti volontari cinesi, che erano centinaia di migliaia di combattenti, e dall'altra parte addirittura una copertura ONU, fu ottenuto questo alle Nazioni Unite, che era la cornice entro cui l'intervento diretto degli Stati Uniti d'America in favore della Corea del Sud si attuava. Ma non c'è dubbio che nel passato ci siano... MacArthur voleva lanciare la bomba atomica sulla Cina, non lo fece perché sarebbe stata una follia, come sarebbe oggi una follia allargare il conflitto, come diceva Calenda poc'anzi, mandando missili addirittura all'interno della Federazione Russa. Quindi allora, professore, noi staremo ore, io personalmente ore a sentire, diciamo, la ricostruzione della storia del mondo e d'Europa degli ultimi 150 anni e forse anche dei millenni, no, però, andiamo, le voglio presentare nel giorno del suo